Un saluto a tutti voi, care amiche e cari amici dell'Accademia Casentinese. Grazie per l'invito che mi avete fatto arrivare attraverso la vostra presidente, la professoressa Emma Mandelli, mia carissima amica. Mi ha fatto tanto piacere risentirla perché mi ha riportato a tempi lontani quando insieme frequentavamo tanti, tanti convegni di architettura e di disegno. Ma io non sono un architetto, non sono una collega di Emma Mandelli, sono semplicemente la moglie di un suo collega. Questi nostri incontri però mi sono rimasti nel cuore, anche perché si svolgevano nelle città più belle d'Italia, da Firenze, diciamo pure da Firenze in giù, perché io amo molto Firenze. Bene, durante questi nostri incontri eravamo semplicemente due amiche, due signore che facevano due lavori diversi e che a volte si scambiavano delle impressioni sulle cose che facevano. Ecco perché nelle cose che vi racconterò oggi mi sono lasciata guidare dalla domanda che Emma mi faceva: ma tu, Sandra, che lavoro fai? Era una domanda fatta per cercare di capire, di entrare in un mondo che era lontano dal suo. E io ho riflettuto nel tempo che questa è una domanda che mi sono spesso sentito fare, un po' come se non fosse del tutto chiaro o comunque del tutto trasmissibile in modo immediato quello che io stavo facendo. E invece faccio una cosa molto, molto semplice, una cosa che mi appassiona tanto, e quindi oggi vi racconterò che mestiere faccio. Una volta rispondere a questa domanda era la cosa più semplice del mondo. Io rispondevo dicendo sono un insegnante oppure faccio la preside, perché allora si chiamava così il dirigente scolastico, oppure lavoro all'IRSAE. Forse non vi dice niente questa sigla, ma era comunque, adesso non esiste più, un ente regionale di natura ministeriale che si occupava della formazione degli insegnanti. Ma da un certo momento in là tutto questo si è chiuso ed è incominciato un altro lavoro per me. Che cosa mi ha messo sulla strada di questo lavoro nuovo? Da un lato sì, il bisogno di rispondere comunque alle esigenze di quelli che erano stati i miei allievi, ma c'è stato anche uno stimolo personale molto forte. Eccolo. Lo stimolo che ho sempre provato davanti a ogni bambino piccolo, prima mio figlio, ai miei figli, in questo caso è invece un mio nipote, uno stimolo a cercare un contatto, a cercare di capire che cosa succedeva in un bambino piccolo nel momento in cui si apriva al mondo, nel momento in cui la sua intelligenza prendeva corpo e vorrei dire anima. Ecco, qui vedete un bambino di 40 giorni. A 40 giorni un bambino è poco più che come dire, è qualcuno con cui noi siamo già in grado di entrare in contatto e lui è in grado di entrare in contatto con noi. Ma noi spesso sottovalutiamo le sue potenzialità, perché guardate questo bambino che sollecitato,
compie quelli che saranno i primi movimenti che lui metterà in atto nel momento in cui incomincerà a parlare. Quindi possiamo dire che in quel momento questo bambino incomincia a imparare. Se notate, i suoi occhi sono ben focalizzati sull'adulto che gli sta davanti, in modo molto netto, ma anche la sua bocca incomincia poco per volta ad assumere la stessa, potremmo dire, posizione, la stessa conformazione muscolare che gli permetterà poi, di lì a qualche tempo, di incominciare a emettere i primi suoni intenzionali e quindi successivamente i primi suoni e poi ancora le prime parole. Ecco, è stato questo l'interesse che mi ha messo lungo questa strada. Capire come impara un bambino, capire come prende vita dentro di lui l'intelligenza. E strada facendo ho incontrato, in questo mio percorso di studi, ho incontrato un uomo straordinario che ha vissuto una vita straordinaria e che un giorno mi ha raccontato questo suo sogno. Il sogno è illustrato dalla mia slide, un albero carico di frutti a cui è appoggiata una scala che è stata costruita apposta per poter arrivare ai frutti più alti, che come ben sappiamo sono anche quelli che per essere più esposti al sole sono i più succosi, i più maturi, i più difficili da raggiungere senza dubbio, però anche i più buoni. Ruven Feuerstein è un personaggio che nell'arco del Novecento ha avuto un ruolo fondamentale in una situazione del tutto particolare. È stato il maestro, tra virgolette, dei bambini di Auschwitz. Ma può ancora dire molto oggi agli uomini e alle donne di oggi. È la persona a cui lo Stato di Israele ha affidato il compito di raccogliere da tutta Europa quelli che erano stati bambini scampati alla persecuzione nazista e che dovevano essere recuperati, inviati in Israele, dove sarebbero stati inseriti all'interno del nuovo Stato, dello Stato che stava nascendo. Eccolo, lo vedete qui. Questi sono proprio ragazzi scampati ad Auschwitz, con cui lui lavorava quotidianamente. Bambini che a volte andava a, come dire, a recuperare ai mercati e li attirava, dove cercavano del cibo, evidentemente, li attirava con grosse fette di pane e un barattolo di marmellata dolce di patate e li portava a scuola. E qui incominciava a parlare loro, a trasmettere loro il gusto per l'apprendimento, il gusto per una vita fatta di interessi, fatta di musica, fatta di poesia, fatta di teatro, fatta di pensiero. Queste sono foto dall'archivio storico dell'Istituto Feuerstein, che ci fanno vedere negli anni 60 Ruven che insegna ad alcuni di questi bambini. Tutto questo, in questo cammino, Ruven Feuerstein ha maturato una convinzione. La convinzione, prima di tutto, che l'essere umano fosse molto più modificabile di quanto pensiamo, di
Di questi bambini, dopo le tragedie che avevano vissuto, nessuno avrebbe pensato che avrebbero potuto tornare ad una vita fatta di giochi, di spensieratezze, di allegria e di apprendimento. Eppure lui li vedeva cambiare giorno per giorno, vedeva aumentare la loro propensione all'apprendimento. Che cosa rendeva possibile tutto questo? L'intervento dell'adulto, che lui chiama mediazione. Sì, avete capito bene. È un adulto mediatore quello che può favorire nel bambino la conquista dell'apprendimento. E mediatore, dobbiamo intenderlo proprio in senso letterale, cioè come colui che si mette in mezzo. Esattamente come accade in una transazione commerciale, si mette in mezzo tra qualcuno che impara e l'ambiente esterno. È la modalità principale di apprendimento dell'essere umano. Allora, per spiegarvela meglio e per non essere troppo dottorale, voglio fare ricorso a queste vignette. Allora, qui vedete un bambino. Sostanzialmente questo bambino, come qualunque altro bambino, ha a disposizione tre modi per imparare. Può imparare, per così dire, da solo, per diretta esposizione agli stimoli. E impara semplicemente perché è inserito in un ambiente. Ma guardiamo com'è questo tipo di apprendimento. Vediamo un bambino che, vedendo la pentola ribollire sul fornello acceso, viene attirato, incuriosito, si avvicina un po' troppo e, ahimè, si scotta, si brucia. Il risultato è una brutta ustione. Possiamo dire senza dubbio che questo bambino ha imparato che non si tocca il fuoco, ma è costata cara l'esperienza, è costato caro questo tipo di apprendimento. Se ogni cosa che impariamo ci costasse così cara, non ci accosteremmo più con molta motivazione all'apprendimento. Quindi questo è un modo di imparare, però ha come contropartita una brutta ustione. Vediamo invece un altro modo di imparare. Allora, qui abbiamo un bambino che, aspetta, vi chiedo scusa un attimo, volevo spostare una cosina per vedere meglio. È il cosiddetto apprendimento per imitazione. Il bambino vede la mamma che, prendendo la pentola dal fuoco, si brucia, si fa male, si scotta, e ne ricava. Sì, anche lei ha imparato che non si deve toccare una pentola che brucia. Il bambino questa volta non fa più un'esperienza diretta, vede l'adulto che si brucia. Anche in questo caso ha imparato e anche in questo caso starà ben lontano dal fuoco. L'apprendimento per imitazione è un modo di imparare. Il primo modo di imparare a cui ricorre un bambino e non è limitato alla sola infanzia, ce lo portiamo dietro per tutta la vita. Pensate quante volte anche voi da adulti diciamo: ah, fammi vedere come si fa di fronte a qualcosa che non sappiamo fare. E quindi impariamo vedendo qualcun altro che fa un'azione. Allora, quindi già meglio l'apprendimento per imitazione rispetto all'apprendimento per esposizione diretta agli stimoli, ma diseconomico. E se non abbiamo a disposizione qualcuno da imitare, ecco, allora passiamo
Passiamo, io spero che di riuscire a passare perché in questo momento non riesco. Lasciatemi solo un attimo di tempo per capire che cosa è successo e vi farò adesso vedere. Vi farò adesso vedere, sempre che io ci riesca, la terza vignetta. Eccola, finalmente ce l'ho fatta. Allora, nonostante la dimestichezza che ho preso con questi strumenti, come vedete, ogni tanto salta qualcosa, perché anche la macchina è capricciosa. Quindi ho imparato un'altra cosa. La terza vignetta vi fa vedere quello che è l'apprendimento per mediazione, cioè un apprendimento che si realizza in presenza di un mediatore, di un'altra persona, di un adulto che può essere il genitore, può essere il nonno, perché no, può essere un fratello maggiore o qualunque altra persona che assuma questo ruolo di facilitatore. Allora, cosa fa l'adulto? Vedete, tenendo il bambino a debita distanza dal fuoco, lo invita a osservare. Guarda, c'è un fuoco, il fuoco è di colore rosso, emette un fumo. Poi, in situazione di rischio controllato, lo avvicina al fuoco, ma lo avvicina soltanto perché lui possa avvertire la differenza di temperatura. Se sta lontano, non sente il calore. Se si avvicina, avverte il calore e il calore diventa via via più intenso man mano che la sua manina si accosta alla fiamma. Capisce così che se avvicina ancora un po' di più la mano si scotta. E allora immagina, anticipa mentalmente l'esperienza della scottatura, ma evita il dolore, evita l'esperienza negativa. Quindi, che cosa ha fatto il mediatore in questo caso? Ha fatto in modo che il bambino compisse un'esperienza di apprendimento mediato, che arrivasse alla conclusione: il fuoco brucia, quindi devo starne lontano, non per aver fatto l'esperienza diretta e nemmeno per aver visto qualcun altro che si scottava, ma in virtù della sua capacità di pensare. Quindi l'apprendimento per mediazione, che è l'apprendimento più tipico della specie umana, ha come conseguenza quello di mettere in grado il bambino di pensare, di esercitare il suo pensiero. Oh, dopo questa esperienza legata a chi ha elaborato la teoria dell'apprendimento per mediazione, di lì a qualche anno ho avuto modo di fare un'altra interessante esperienza. Allora, Ruben Feuerstein diceva che l'uomo è capace di modificarsi, ha dentro di sé questa capacità intrinseca, che spesso viene sottovalutata e a volte non viene, come dire, sollecitata. Ho poi incontrato un altro studioso, Eric Kandel, un premio Nobel per la medicina nel 2006. Vedete che aspetto gioviale ha. Vi assicuro che ho fatto fatica a trovare tra le mille immagini di Google un'immagine di Kandel che non fosse sorridente. E allora ho scelto poi questa. Eric
ho scelto l'immagine della lumachina, della aplisia, questa lumachina di mare che ha un cervellino proprio piccolo, ecco, 20.000 neuroni contro i nostri miliardi, grazie alla quale Eric Kandel ci ha fatto un regalo stupendo. La sua ricerca ha dimostrato che esperienze legate alla memoria lasciano una traccia nei neuroni dell'aplisia. E guardate che oggi questa cosa ci sembra normale, ma è stata un'esperienza sconvolgente nel momento in cui è stato fatto. Questo vuol dire che quando io imparo, quando esercito la mia memoria, quando penso, accade qualcosa nel mio cervello. Quello che imparo lascia non solo una conoscenza, un'abilità, ma lascia una traccia fisica nel nostro cervello. Oggi siamo così fortunati che le neuroscienze ci hanno messo in condizione di vedere queste tracce che l'apprendimento lascia nel nostro cervello. E attraverso tecniche di neuroimaging molto sofisticate possiamo addirittura vedere, ad esempio, che cosa succede nel nostro cervello nel momento in cui qualcuno ci racconta una barzelletta e quindi noi scoppiamo in una risata. Ma c'è di più. È successo qualcosa di ancora più importante, qualcosa che ci ha fatto capire come l'essere umano impara. E che cosa succede nella sua struttura cerebrale nel momento in cui impara? Allora, qui voi vedete un primate, che fa un gesto, compie un gesto, afferra una banana. Nel momento in cui afferra una banana, succede qualcosa nel suo cervello, si attivano alcuni neuroni. Ma la scoperta che dobbiamo a un italiano, dobbiamo a Rizzolatti, è che lo stesso tipo di attivazione nel cervello del primate si produce anche quando il primate vede qualcun altro afferrare la banana. Questo spiega perché l'apprendimento per mediazione è tanto efficace. Perché attiva la stessa parte del cervello che viene attivata nel momento in cui noi facciamo un'azione. Eccolo qui. Qui vedete il bimbo qui ha pochi giorni e il mediatore in questo caso è proprio Ruven Feuerstein. Che cosa sta facendo Ruven Feuerstein con il bambino? Gli sta facendo vedere un adulto che atteggia il viso, le labbra, i muscoli facciali, come se dovesse parlare. E il bambino impara perché vede l'adulto fare qualche cosa. Quindi impara perché entrano in funzione i suoi neuroni specchi. Devo dire che Ruven Feuerstein nella sua lunga vita è mancato nel 2014 e quest'anno si compie il centenario della sua vita, della sua nascita. Ha vissuto un'esperienza esaltante per uno studioso. Ha
come dire, formulato una teoria che era in quel momento solo, come dire, un bisogno, un desiderio, una credenza che l'uomo fosse modificabile. Ma nell'arco della sua esistenza, la scienza gli ha messo in mano in modo tangibile e concreto la prova che la sua intuizione era stata corretta. Oggi diremmo la prova basata sull'evidenza. Ed è proprio tutta la ricerca fatta sui neuroni specchio. L'apprendimento mediato, cioè quello che fa l'adulto perché il bambino impari, accende nel bambino quella parte del suo cervello in cui si attivano i neuroni specchio e il bambino impara. Quindi andiamo avanti per vedere come va a finire questa storia. La storia del che mestiere faccio io. E questa è la domanda sottesa a tutta la mia chiacchierata. Queste ve le lascio leggere, sono l'importante conclusione a cui è arrivato Rizzolatti nel momento in cui, diciamo, 10 anni circa dopo che sono stato scoperto i neuroni specchio. In 10 anni di ricerche è riuscito a dimostrare che i neuroni specchio non erano circoscritti a piccole porzioni del nostro cervello, ma erano diffusi, che erano importanti per spiegare reazioni emotive, aspetti affettivi legati all'apprendimento, e ha incominciato a chiedersi: ma se è così, allora potrebbero avere anche un'importante ricaduta sul piano cognitivo, cioè, in altre parole, sull'apprendimento. Feuerstein non ha più potuto leggere queste sue conclusioni, ma se ci fosse stato avrebbe detto: non ho mai avuto dubbi in proposito che la ricaduta cognitiva ci potesse, anzi, fosse scontata. Poi, lungo questa strada incontriamo un'altra tappa importante, il 23 aprile del 2008. Quel giorno il Parlamento europeo votò questa risoluzione, una risoluzione che non è passata inosservata nel campo della scuola o più in generale nel campo dell'educazione, perché come risultato finale di questa evoluzione dell'educazione, della formazione, dell'istruzione, ci ha messo di fronte a un nuovo concetto di apprendimento. Che cos'è l'apprendimento? È la capacità di utilizzare, guardate bene, conoscenze, abilità, capacità personali, sociali, metodologiche, ma non solo a scuola, tutta la vita, nella situazione di lavoro, nella situazione di studio, ma anche in quella che è la sua evoluzione personale. Quindi è nata questa espressione che è diventata molto popolare. Ah, qui abbiamo bisogno di imparare a imparare. E qui incominciamo ad avvicinarci parecchio. Allora, io vorrei, portarvi a riflettere su questa scala. Siamo partiti da una scala, e ritorniamo alla nostra scala, immaginando che, a seguito anche di tutto quello che vi ho detto e vi ho
raccontato lungo questa scala, noi incontriamo tanti personaggi. Possiamo incontrare dei bambini, che io spero adesso vediate, certo. Incontriamo dei bambini, perché certo, l'età, come dire, l'età evolutiva è quella in cui l'apprendimento, come dire, scoppia, fiorisce, anche se non si limita a quel periodo. Ma non incontriamo soltanto dei bambini, perché non solo i bambini oggi hanno bisogno di imparare, incontriamo anche dei ragazzi, dei preadolescenti. Ecco, stavo pensando a questi ragazzi che io mi sono messa per questa strada, pensando ai loro bisogni di apprendimento, pensando alla necessità che loro avvertivano di superare alcune difficoltà. Ma possiamo incontrare anche altri, e precisamente potremmo incontrare dei giovani adulti. Diverso il bisogno di imparare di questi giovani adulti. Hanno bisogno di orientarsi nel mondo in funzione di scelte importanti di studio, in funzione dell'inserimento nel mondo del lavoro. E non ci fermiamo qui. Non ci fermiamo qui, perché possiamo incontrare anche altre persone lungo questa strada. Possiamo incontrare degli adulti. Oggi parliamo di long life learning, perché non smettiamo mai di avere bisogno di imparare. E ci sono in particolare momenti nella vita di tutti, in cui abbiamo bisogno di trovare nuovi attrezzi per affrontare situazioni nuove. E poi negli ultimi tempi, abbiamo lungo questa scala incontrato anche altri amici. Abbiamo incontrato delle persone anziane, persone che sono esposte a fragilità, che però non devono compromettere la qualità della loro vita. E oggi anche la medicina, la biologia hanno scoperto che se non abbiamo ancora trovato farmaci adeguati, adeguatamente efficaci per contrastare la fragilità di un anziano, abbiamo però individuato delle attività che possono contrastare quello che è l'inevitabile declino cognitivo. E queste attività sono attività fisica e attività cognitiva, cioè una volta di più apprendimento. Quindi, lungo questa strada troviamo tanti amici, troviamo tante persone che hanno bisogno di imparare e che imparando possono migliorare la qualità della loro vita. Ecco, allora, a questo punto sono in grado di dirvi che mestiere faccio, perché l'ho chiarito prima di tutto a me stessa. Io insegno a imparare. Ho incominciato insegnando a imparare ai bambini, ai miei allievi, ai miei nipoti,
a mia madre e a tutte le persone anziane della mia famiglia. È stato molto bello capire che c'era qualche cosa da fare per strapparli al declino cognitivo. E quindi oggi continuo così. Oggi continuo a insegnare, a imparare, perché non riesco a staccarmi da questo mestiere. Perché ogni giorno mi pare di poter fare qualche cosa di più e qualche cosa di meglio per accompagnare tutte le persone che ne hanno bisogno e metterle in grado di salire quella scala. Allora, se come in ogni giallo che si rispetta, anche se questo non è un giallo, io ho chiarito vi ho chiarito che mestiere faccio, devo dirvi anche che non lo faccio da sola, lo faccio all'interno di due strutture che nel tempo ho costruito insieme ad altri colleghi e ad altri amici. Fu lo stesso professor Feuerstein a esortarmi ad aprire il primo centro di formazione al suo metodo in Italia, cosa che avvenne nel 1991. Ma nel tempo, ecco, ho attivato anche quest'altra struttura, che è una struttura di ricerca, in cui, tenuto conto che siamo all'alba del terzo millennio, che i bisogni formativi sono oggi diversi da quelli che di fronte a cui si trovava Ruben Feuerstein negli anni 50, quando lavorava con i bambini, con i suoi bambini in Israele. E beh, ci chiediamo, studiando, e una volta di più imparando, quali possono essere i metodi, gli strumenti, gli attrezzi, grazie ai quali dare una risposta ai bisogni formativi del terzo millennio. Vi lascio l'indicazione del sito in cui, se volete, a cui potete rifarvi nel caso vogliate farci una graditissima visita. E andando avanti, nel caso voleste saperne qualche cosa di più, non voglio fermarvi qui, voglio dirvi che mentre come tutti noi scrupolosamente e con grande prudenza rispettavamo i vincoli spaziali che il Covid ci imponeva, io ho pensato bene di impiegare il tempo che mi restava a scrivere un libro. Un libro che non è ancora in commercio, ma ve ne voglio parlare perché per me è molto importante. Ho pensato di raccontare la storia di questa mia esperienza a fianco di Ruben Feuerstein, partendo dalla sua vita. Perché solo conoscendo le vicende che lo hanno visto coinvolto è possibile capire la grandezza di quanto hanno fatto, per arrivare poi anche alla mia piccola storia e raccontarvi che cosa di questi strumenti me ne sono fatta in tutta la mia vita. Non
posso avrei voluto presentarvi la copertina, ma non posso farlo perché non c'è ancora. Quindi vi presento solo la foto di copertina e la foto di controcopertina. E vi metto il sito dell'editore www.simonel.com. In un secondo momento il libro sarà disponibile in stampa, ma sarà anche disponibile online. Magari in un nostro prossimo incontro potremo approfondire e spero la prossima volta che ci incontreremo di riuscire a darvi dei dati più precisi. Allora, mi pare di capire che il tempo che ci eravamo dato è praticamente in scadenza. E allora vi lascio qui il mio, chiamiamo il mio biglietto di visita. Ecco, qui trovate tutti i siti da consultare, se nel caso voleste approfondire gli argomenti che abbiamo trattato oggi. Vi lascio degli indirizzi mail a cui rivolgervi e mi raccomando, non esitate a farlo. Se di solito io amo fare queste cose in modalità sincrona, in modo da potermi interrompere ogni tanto e ascoltare le domande di chi mi sta, di chi soltanto mi ascolta. E trovo che questa è, almeno per me, la parte più bella, perché mi dà il riscontro, mi dice se ho fatto centro, mi dice se ho sbagliato qualche cosa, mi dice come posso andare avanti. Non è stato possibile, e allora sfruttiamo comunque questi spazi di flessibilità che ci sono. Se vi è nata una domanda, scrivetemi info@xm.it, Sandra Damnotti, scrivete oppure anche a info@mediazionarca.it, e prometto che vi risponderà. Risponderò. Se poi volete usare per restare in contatto con noi delle pagine Facebook, va benissimo, qui vi ho inserito le nostre tre pagine Facebook. Quindi a questo punto, prima di chiudere, ecco, lascio questa slide se volete prendere nota. Vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e dell'attenzione che mi avete regalato. Mi auguro che ci sia ancora una prossima occasione per incontrarci e magari, perché no, per farvi visita. Perché dovete sapere che io non sono mai stata in Casentino, anche se il Casentino è per me qualcosa di familiare. Appartengo a una famiglia di sarti da tre generazioni, quindi capirete se non conosco quel meraviglioso tessuto che è il casentinese. Il Casentino. Ma so che sono molte altre le ricchezze di cui disponete, e quindi, perché no, metto nel conto che prima o poi ci si possa rivedere proprio in Casentino. Arrivederci a tutti, grazie ancora per la vostra attenzione e grazie a Emma Mandelli per avermi invitato per questa occasione. Arrivederci a presto.